Mi scusi, no, sono tornato perché ho parlato con la... A me non mi può dire chi è, perché io adesso faccio la denuncia per sapere chi è, perché a me l'altro ieri mi avevano detto che mi rimborsava. Un signore, non so chi è, un responsabile. Scusi, io ho parlato, non posso partire, ma ho fatto la dichiarazione, perché non mi rimborsate? Mi hanno detto che mi rimborsavate? Mi piace, purtroppo il coordinatore oggi ha detto che non si può fare. Quindi... Ma l'altra volta ha detto di sì. Allora riprovi un'altra volta. Come si chiama questa? Non posso dire, deve chiederlo lei direttamente. E non può chiamarla? È occupato in questo momento. Sì, comunque questa è una truffa che fate. Allora. È una truffa perché io quando ho ricevuto il biglietto, ho cercato di dire perché se io non posso partire non me l'ha più ripreso, vai a Milano te lo cambiano. Così mi ha detto. Io quando me l'ha dato mica mi ha fatto firmare. Non sto dicendo che non è vero quello che mi sta dicendo, non è vero quello che le ha detto il collega. Beh, comunque è una truffa che fate, perché scusi, un biglietto così, prima di darlo dovete rendere cosciente un viaggiatore che non è più rimborsabile. Peccato che il viaggiatore è obbligato a controllare il biglietto quando gli viene dato in mano. Beh, e sul biglietto c'è scritto che non è rimborsabile. Beh, comunque è una comunque truffa. Cosa? Non è rimborsabile. Vedremo adesso il tribunale. Vedremo in tribunale, questa è una volentieri, truffa che fate. Volentieri. Ma non mi può dire il nome. Cioè, se c'è proprio. Cioè, associazione a delinquere, fa quello, fa associazione a delinquere. No, intanto i soldi a me me l'avete fregato, una truffa me l'avete fatta. Non niente, guarda che ancora male, ma se non posso andare, faccio con la mano. Il problema vostro siete truffa gravata, truffatori. Sì. Scusi, a me non mi so per dire chi è, che io faccio la denuncia. No, a me hanno detto di portare la dichiarazione dell'avvocato. Io la domanda. Questa cosa che le hanno dato un'informazione sbagliata. Con questo mi hanno detto porti questo. L'avvocato me. L'unico caso che le possa fare avere un rimborso su questo tipo di biglietto che lei ha acquistato è il ricovero in una struttura ospedaliera. Non è così e siamo tutti contenti che non lo sia. La lettera dell'avvocato non ci serve. Ma se me l'ha detto la, mi dispiace, ma le hanno dato un'informazione. Comunque, sbagliata. Voi non potete. Io quando ho incontrato il biglietto, nessuno mi ha detto che non era rimborsabile. Nessuno me l'ha detto. Mi dispiace di questo, perché purtroppo è così. Il biglietto andato e ritorno in giornata non è rimborsabile. E beh, è sbagliato. Mi dispiace, le chiedo ancora scusa. Se vuole possiamo accettare una domanda scritta, ma è l'unica cosa che possiamo fare. Quindi è inutile che lei torni qua. No, faccio la denuncia, ma non può dire chi è che scusi, lei che. Questo è il mio numero. Cosa sarebbe? Questo è il mio nome. Prenda il mio nome, faccia quello che vuole. Reclamo non lo vuole presentare, non so proprio che cosa dire. Faccio la denuncia, faccio la denuncia. 29 16 420. Va bene? Okay. Fate associazione a delinquere fate. Associazione a delinquere. Vediamo il tribunale, cosa ci si dà al tribunale. Vediamo il tribunale.